Oggi per noi di Oltremè è una giornata un po' particolare perché siamo in compagnia di Salvatore Masciullo e siamo a Soleto per documentare qualcosa di unico, secondo me, nel suo genere, perché Salvatore ha inventato un modo particolarissimo per pulire la sua città, Soleto, che a volte viene appunto sporcata, invasa da cartacce, come possiamo documentare in questo momento su questa strada di periferia. Ci sono delle buste in questo terreno di fronte a noi. Salvatore, vorrei che raccontassi a tutti i nostri lettori che cosa ti sei inventato. Semplicemente, essendo un podista, insomma, è da tanto tempo che corro, e anche un triatleta, faccio il triathlon a Santa Maria, insomma, la manifestazione è bellissima, bisognerebbe pure pubblicizzare abbastanza di più, insomma. Comunque, io correndo mi sono un po' stufato del fatto che le strade, insomma, siano sporche, ecco, le strade sono piene di bottiglie di plastica, di vetro, di buste che io chiamo antipatiche, proprio buste, bustoni di spazzatura e via dicendo. Allora io che cosa ho fatto? Io invece di correre sempre sullo stesso percorso, cioè io corro generalmente nell'Oliveto, correndo lì ho scoperto che passando 3-4 volte a settimana e raccogliendo, io ho scoperto che l'Oliveto è rimasto pulito. Allora questa tecnica io l'ho spostata su altre parti del paese, per esempio questa si chiama Viale Italia, andremo in via Martano, e Giovanni ha detto che ci sono cartacce, ma non è niente a confronto a quello che c'era prima, perché qui era una discarica, insomma, era una discarica. Adesso invece, come potete osservare, magari c'è qualche busta, qualche pacchetto di sigarette. Benissimo, oggi io, essendo stato già qui già due volte passando, facendo la corsa, le raccoglierò e poi le metterò in una busta che porto sempre con me, e poi la porterò a casa mia, di fronte a casa mia, e la darò sabato quando passa l'indifferenziato, oppure il giovedì quando passa la plastica, oppure il martedì quando passa il vetro, e via dicendo. Ecco, questo è che ho inventato, insomma. No, vorrei che ci raccontassi invece in modo più specifico, intanto, questo strumento che hai in mano, che è un GPS, tu quindi fai la mappatura di tutte le vie che percorri, e poi hai invitato altri amici podisti a fare questa cosa insieme a te. Quindi pian piano, e non podisti, quindi pian piano state ripulendo tutta la città. Certo. E non solo podisti, ma anche altri, e specialmente giovani, molti giovani, che hanno capito l'importanza della pulizia e ci hanno seguito. Per esempio, su questo tratto c'è stato un giovane, si chiama Alessandro Stanca, che è venuto e mi ha aiutato, e abbiamo raccolto forse una tonnellata di roba da questa strada qui, e antenne satellitari e via dicendo. Lo strumento che ho in mano è quello che si suole chiamare iPad, insomma, il mio è un Galaxy Tab, praticamente ha tutte le funzioni dell'iPad, e io praticamente metto un'applicazione, e attivo il GPS, e io mentre corro mi segnala tutta la via che faccio. Poi questa cosa qui che io faccio la mando sulla mia pagina di Facebook, dove la possono vedere tutti quanti. E così, per esempio, molti sanno che oggi io ho corso su Viale Italia, via Martano, via Legubbio, e ho fatto delle raccolte, per esempio, o dello stoccaggio. Gli altri vedono che io ho fatto questo e poi decidono quando andiamo a raccogliere. Allora noi magari, per esempio, domenica o sabato, siamo liberi, andiamo a raccogliere qualche bustone di plastica. E poi questo bustone di plastica lo stocchiamo e lo postiamo in Viale, per esempio, Gubbio, o in Viale Italia, perché Soleto è tutto mappato praticamente da questo aggeggio qui. Quindi si unisce un po' la tecnologia e la praticità proprio di essere operatori ecologici, insomma, no, spazzini, chiamatemi come volete. No, ma la cosa bella è che io ogni tanto sto riprendendo la tua maglietta, che se non sbaglio vi ha dato il comune, quindi credo che il comune, insomma, sia contento di questo che state facendo. Sì, il comune è contento ed ha partecipato anche alla raccolta che noi abbiamo organizzato, perché vedendo che noi non eravamo più contenibili per questo problema, il comune si è attivato e abbiamo organizzato insieme al comune una raccolta. Forse abbiamo raccolto 3 tonnellate di,
di roba, gomme, olio motore, abbiamo trovato di tutto. C'era il sindaco proprio in prima fila con l'assessore San Marco, il sindaco Serra, insomma tutti quanti sono stati veramente bravissimi a partecipare, sono stati sensibili, e poi il comune ci ha dato i guanti e queste magliette. Allora noi adesso stiamo aspettando un protocollo d'intesa con il comune, dove noi quando vogliamo usciamo e facciamo la raccolta. Noi usciamo, per esempio, che so, domenica, creiamo l'evento su Facebook, crea evento, raccolta in viale Gubbio, per esempio, e noi usciamo con queste magliette. Gli abitanti di Soleto sanno che quando noi stiamo con queste magliette significa che noi stiamo dando una mano al comune e al paese. Ecco questo, grazie infatti al comune, insomma, e all'amministrazione. Salvatore, la cosa che più mi preme dire agli abitanti di Nardò e paesi limitrofi. Io sono un abitante di Nardò. Perfetto, è che tu quest'estate poi villeggi a Santa Maria al Bagno, e a Santa Maria al Bagno ce ne sarebbe bisogno in alcune strade di fare questo. Allora, io ho già espresso ad amici che organizzano il triathlon, avvocato Giovanni Montinaro, insomma, Casa Luci, Gianni. Tanti amici che ho a Santa Maria, che io un giorno arriverò e piomberò, perché a me pare, mi piace parlare così, cioè come se noi facessimo degli attacchi proprio terroristici, però in senso benevolo. Io verrò a Nardò con la mia squadra di podisti e non, soprattutto giovani, e faremo una raccolta tra la rotonda di Santa Maria e l'entrata di Nardò, non so, sarebbe via Pagani forse. Ecco, io veramente quando vedo quel tratto di strada, posso dirla in dialetto, insomma, me se scurisce lo cuore proprio, perché mi sembra di stare a Napoli rispetto a Soleto, rispetto a Galatina. Quindi io farò questo. Quando voi, abitanti di Nardò, e residenti, vedrete tanti cumuletti su quella strada, significa che è passato Attila, cioè quello diceva, non cresce il filo del, no, con me non cresce la spazzatura, proprio è impossibile, è la tecnica proprio che io ho inventato e che stiamo portando avanti, che ci permette di tenere pulito il territorio. Basta solamente non fare la solita corsa nel solito posto, basta andare, pure passare una volta ogni 15 giorni, ogni 20 giorni, perché la cosa che bisogna capire è che non è che i soletani, per esempio, io penso anche quelli di Nardò, sono sporchi. Il fatto è che una sporcizia che è stata 10 anni sui margini della strada, è perché io è da 6 mesi che faccio questo lavoro. E dopo 6 mesi io trovo la bottiglia, trovo il sacchetto di plastica, trovo la busta nera. Ma io come la trovo? Ne prendo 100 di buste nere. Basta che mi organizzi un giorno con i miei compari, diciamo, d'avventura, e io ne prendo un sacco di buste nere. C'è sempre quello stupido che la butta, però non riesce più a sporcare, quello stupido che sporca. Va bene, Salvatore, noi adesso passiamo all'atto pratico. Ti seguiamo. Ok, va bene.
questa è una strada che stava sporchissima. Guarda adesso come sta e ti renderai conto. Fermare qua? Sì. Cioè, praticamente la cosa più spettacolare è che le macchine passavano e ti salutavano. Sì, perché ormai mi conoscono. Perché ormai ti conoscono e perché sai che cosa stai facendo. Hai ancora il fiatone, hai raccolto un po' di cose. Abbiamo visto che ogni tanto c'erano dei mucchietti già raccolti. Da lì molto probabilmente passeranno forse. No, da lì passerò io. Tu stesso, aspetta poco, adesso mi racconti, ti do il microfono. Infatti, proprio sotto Natale, diciamo sotto le vacanze, io ho fatto un blitz su questa strada e di mucchietti come quello ce n'erano forse 20. L'amministrazione non ha capito di che si trattava perché ancora non era pubblicizzata questa cosa. E tutte le persone si sono lamentate, sono andate all'amministrazione, hanno detto ma che succede, stanno buttando. Invece ero io che passavo. Poi questo l'ho spiegato, è un intervento pubblico. E quindi adesso vado, scorrazzo, no? Con due R, no? Si dice. Avanti e indietro per il paese. E tutti sanno che io sto facendo, posso permettermi anche il lusso di prendere una gomma, se trovo i carabinieri sanno. Se trovo una volante di fuori non so che cosa. Però io prima filmo, documento, faccio la foto e poi dopo porto con me.
Ecco, questo è. Scusate, c'ho il fiatone perché periodo invernale non è che mi alleni tanto. E con questa corsa differenziata sto facendo poco e niente, perché corsa differenziata, poi tante volte intervallata, perché dove trovo molta spazzatura mi fermo, vado avanti e indietro e via dicendo. Però poi penserò quest'estate a fare 10 volte su e giù dall'aspide a nuoto, e quindi... Vabbè, ti sei inventato una cosa particolarissima che unisce l'utile al dilettevole, perché tu fai la corsa e pulisci la tua città. Noi siamo stati davvero contenti di aver fatto questo servizio qui a Soleto. Vogliamo un appello, devi lanciare un appello a tutti gli abitanti di Santa Maria del Bagno che quest'estate molto probabilmente saranno con te. Allora, l'appello sarà questo: quando io la mattina alle 7:30, alle 8 scenderò da Mondo Nuovo per andare a correre e vedrete me, unico e solo a Santa Maria, con 4, 5, 6, 10, 10 bottiglie di plastica che passerò davanti per esempio al Piccadilly o alla Pergola o alla piazzetta, sappiate che io sto facendo quella cosa. Vorrei tanto che altri mi seguissero per rendere Santa Maria pulita, ma non solo Santa Maria, Nardò. Io il prossimo attacco, perché io devo parlare così per caricarmi, per far scattare l'adrenalina, il prossimo attacco lo vedrete al più presto, periodo sotto Pasqua, a Nardò, in via Pagani, ve lo dico già da adesso. Vedrete i cumuletti, non dite che sono le persone che sono sporche, sono io che sono passato e sto ripulendo. E poi passerò e stoccherò la plastica, il vetro, quello, quell'altro. Se volete darmi una mano, noi siamo anche come Banca del Tempo a Soleto, ma la Banca del Tempo può entrare chiunque. Quindi se c'è qualcuno di Nardò si faccia avanti. Va bene, una precisazione devo farla per forza, Salvatore. Salvatore, voglio dire, no, non è nulla facente, fa l'insegnante. Sì. Voglio dire, quindi questo è del tempo libero. Del tempo libero con cui si sporca le mani, tempo libero che lo impegna per fare proprio del bene al suo paese, quindi non è una persona che non sapendo che cosa fare lo impegna facendo questo, è un insegnante stimato qui a Soleto, e quindi volevo precisare questo. E già che mi trovo, faccio un appello perché molti non lo sanno, come non lo sapevo io fino a ieri. Ieri, andando più avanti di qua, abbiamo trovato, perché ieri ho fatto pure la corsa, abbiamo trovato 75 litri di olio motore. Benissimo, se trovate l'olio motore per strada, non lasciatelo lì, non buttatelo, così pure le batterie. Parlate con il vostro meccanico o elettrauto di fiducia, loro pagano una tassa per smaltire o un litro o 1000 litri, una batteria o 100 batterie. Per cui se proprio non volete che vi dà fastidio sporcarvi le mani, chiamate me, postatemi, fatemi un commento, andate sulla mia bacheca, verrò io a prenderla e la darò all'elettrato mio o al meccanico mio. Però è impensabile, perché un litro di olio motore sporca la bellezza di 100 camion di metri che trasportano ognuno 10 metri cubi d'acqua, cioè 1 milione di litri d'acqua sporca un litro di olio motore. E anche con l'olio fritto, se il sindaco vuole può chiedere informazioni su di me, c'è una ditta di San Nicola, io l'ho portato questo progetto a scuola a Carpignano dove insegno, a Martano, lo sto portando a Soleto nella scuola, al comune e a casa mia. Chiamate la ditta, vi fornirà e vi dirà quello. Si chiama il progetto, si chiama Raccogliamo Oli. La ditta è la Rava di San Nicola. Telefonate, saranno ben felici di raccogliere il vostro olio invece di buttarlo lì, perché io all'Oliveto ho trovato l'anno scorso forse 60 litri d'olio. E dato che l'olio fritto non lo ritirano più, ritirano la murga, ma non l'olio fritto. Insomma, il mio commento è che bisogna arrivare alla strategia rifiuti zero, questo è il... e si può, perché io non tolgo più niente a casa. L'alluminio lo raccolgo e ci danno 60 centesimi a chilo. I tappi, c'è un giovane che vuole fare la raccolta dei tappi perché non so, serve per i comboniani. L'olio lo raccogliamo, l'olio motore lo diamo ai meccanici, le batterie agli elettrici. L'umido faccio il compost, e il sindaco dovrebbe attivarsi per fare il compost comunale, perché la parte più, diciamo, interessante, quella che noi paghiamo, è il compost. Sono i 60, i 50, il 50% dell'immondizia che noi produciamo è compost, e lì ci danno la batosta. Ecco questo, e poi vabbè, sarebbe da approfondire questo discorso.
Allora, qui siamo in Viale Gubbio, sempre qui a Soleto, e questo è il frutto della raccolta di un giorno di un giovane amico di Salvatore che ha voluto appunto fare questo. Questa è la sola raccolta di un giorno. No, di un giorno, di un'ora e mezza. Di un'ora e mezza, mi dice Salvatore, e lui sta continuando a raccogliere ciò che c'è in giro, perché come potete vedere, nonostante sia stato fatto quel lavoro, continuano ad essere buttate le bottiglie. Ecco qui, è tutto pieno di bottiglie di vetro, di plastica, di pezzi di polistirolo. Questa è una bellissima campagna che però purtroppo... Quindi un giovane ha voluto fare questo. Un'ora e mezza di... Mi ha telefonato, dice io sto andando in Viale Gubbio. Ok, vai, io stavo a scuola, che stavo insegnando, stavo lavorando. E abbiamo aspettato questo momento proprio per documentare. Poi dopo noi verremo con la nostra squadra di 6-7 persone e raccoglieremo tutto e porteremo vicino alle nostre case il vetro, la plastica, il martedì, il giovedì, insomma, così via. Noi non pesiamo su nessuno, neanche sui netturbini. Anche perché credo che comunque la corsa podistica fatta in questo modo sia ancora più pesante, perché bisogna fermarsi, raccogliere, abbassarsi, quindi penso che è uno sforzo notevole che il fisico fa in più. Però è più motivante, perché noi mentre corriamo stiamo pensando a queste cose qui, stiamo pensando a come organizzarci, cioè io la trovo molto stimolante e molto motivante. È bello, facciamo vedere ancora ai nostri lettori una ripresa, ecco qui, questa è una... È una rotonda, un incrocio, siamo praticamente sulla Corigliano. Soleto, Corigliano, Martano, Maglie, ecco qui. Guarda, olio. Questo è un olio bidone. Olio vegetale di palma. Olio vegetale. Questo io lo prenderò e lo metterò in quell'olio, forse quell'olio di sé, quello fritto. Devo chiedere alla ditta. Ecco, il bidone questo. Appunto è tutto pieno di questo di quest'olio. Qui ci sono tutte le bottiglie che sono state raccolte. Olio di palma, sì, olio di palma solidificato. Queste sono tutte le cose che sono state raccolte in un'ora di corsa. Ma qui, poco più distante, possiamo notare che è già tutto pieno. Nonostante siano state raccolte, è già tutto pieno di bottiglie. Di bottiglie di plastica e proprio e di lattine. È già stato tutto pieno, medicinali. Le lattine, quindi per le lattine vi danno 60 centesimi a chilo. Noi con questi 60 centesimi, insieme 2-3 kg di lattine, compriamo le buste per autofinanziarci. Ecco, lungo questa via, nonostante sia stata qui, continuano le buste, qui dentro forse c'è una radiolina in questa busta, è stata buttata una radiolina, quindi del materiale elettrico, in quella busta c'è una radiolina probabilmente. Sì, materiale elettrico, eccolo là, una radiosveglia. Quindi qui rifarete la raccolta e basta girarsi un attimino e vedere che appunto la strada è tutta piena, e se pensiamo che soltanto una settimana fa è stata fatta lattine dappertutto, lattine è tutto pieno ed è tutto così. Eccole qua, aspetta Salvatore, scusami un attimo perché faccio vedere che è come se qui ci fosse proprio una raccolta, bevono birra e buttano proprio nelle aiole, è tutto pieno di bottiglie e questa aiola è pienissima di vetro, è un qualcosa di impressionante. Che cosa mi stavi dicendo, Salvatore? Io porto sempre con me, come puoi vedere, una busta, perché non torno mai a mani vuote, anche quando ho finito la corsa. Quindi queste le metto qua e me le porto a casa, perché queste mi danno la possibilità di comprare i bustoni, perché per questa cosa ancora il comune non ci sta fornendo, diciamo, ecco, dei bustoni, è tutto a spese nostre. Questi sono i mucchetti, eh? Questi siamo sulla via per Gubbio, via Gubbio. Via Gubbio. Viale Gubbio. Viale Gubbio, che è la via della Colacem. La Colacem ha fatto questa via, praticamente l'ha costruita proprio lei, no? Sì, l'ha costruita. Per avere la possibilità di avere lo scorrimento più veloce direttamente sulla superstrada. Questi sono i mucchetti che hanno fatto appunto Salvatore con i suoi amici. E quindi percorrendo la strada è facile vedere ogni 20 metri circa il mucchietto dell'immondizia. Eccoli là.
Un'ora di tempo abbiamo speso. Un'ora di tempo è stato fatto tutto questo. Qui c'è l'altro mucchietto. Dove c'è? Si trova di tutto. Basta camminare e vedere che ogni tanto lì c'è qualcuno. Ecco qui l'altro mucchietto. Aspetta, aspetta. Ecco qua. Otto, un canotto. E un microfono. Un canotto e una stampante. Una stampante del computer. Eccola qua. Noi intanto ti ringraziamo, grazie di cuore per averci fatto fare questa esperienza. Ci vediamo presto a Nardò. Grazie a voi.